corridoio umanitario che si è aperto e che ha portato questi primi arrivi sicuramente sarà una strada segnata anche per altre realtà, io spero anche per i governi, proprio per poter avere la possibilità di dare a queste persone l'opportunità di rivivere, di ricominciare a camminare sentendosi accolti da tutti quanti noi, come avete visto. E quale sarà il loro futuro qui in Italia? Cosa si aspettano di incontrare? Intanto tenete presente che loro hanno già delle famiglie che si sono dette disponibili ad accoglierle e soprattutto a lavorare per il loro reinserimento. Noi stiamo lavorando per questo, non si tratta soltanto di farli venire, ma di accoglierli, di farli anche camminare insieme, farli anche aiutarli anche ad integrarsi. C'è un progetto intorno a questa realtà.